Signore e signori, amici di Telegolfo, amici del grande basket, benvenuti al Palla Fabiani di Formia, dove stanno per affrontare Meta Formia Basket e Pass Roma per la 24esima giornata del campionato di Serie C Gold. Davide Guzzardi in cuffia, Nicola Delanno alle riprese. Palla 2 già vinta dalla squadra di casa, che in completo bianco attacca la destra alla sinistra dei vostri teleschermi. In completo blu scuro con bardature arancioni invece la pass Roma da sinistra a destra, lo scarico fuori, in qualche modo la palla arriva a Cronini, andremo presto a dirvi i giocatori in campo, siamo stati subito immediatamente proiettati nell'azione. Meschino prova a sfondare, non trova spazi, fuori per Cronini all'ultimo secondo, il tiro sbagliato, al sul tapino arriva Porfido che sbaglia dalla brevissima distanza e poi non riesce neanche a tenere il possesso, palla che esce dalle mani del miglior marcatore del Formia, si deposita oltre la linea di fondo. Pass Roma ha quindi la possibilità del primo attacco della sua partita, palla persa, recuperata da Coronini che scatta, se ne va da solo in appoggio al tabellone, mette i primi due punti di questa partita. Formia che al secondo posto, viene da 4 vittorie consecutive, Pass Roma 14esima, impegnata in una lotta per uscire dalle posizioni di bassa classifica, 14esimo posto, mentre è stato fischiato un fallo, credo a Perez, se non ho visto male. Sa che la Pass Roma può attaccare con 8 secondi sul cronometro, il pallone preso di piede ancora da Perez, resettato il cronometro che torna a 14 secondi per la Pass Roma che adesso può attaccare, lo scarico fuori, il tiro da 3, rimbalzo corto, secondo ferro, il pallone per il Formia, ci ha provato Sciannaro, miglior marcatore della squadra romana, che non è però riuscita a concretizzare questa lunga azione di possesso. Ora tocca al Meta andare in avanti, Norbedo per Meschino che prova a cercare Colonini, un lob troppo facile, conquistato il pallone da Franceschina, la palla poi ancora nell'angolo dall'altra parte rispetto alla conclusione precedente, ancora per il tiro da 3 di Sciannaro, ancora un errore, Norbedo trova Porfido che si prende lo spazio per andare da 3, rinuncia Meschino, perde un altro pallone, non buono l'avvio di partita di Meschino, mentre sentite le urla di Claudio Di Segni che urla ai suoi. Una vittoria nell'ultimo turno per la Pass Roma, vuole cercare di mettere una striscia di continuità, c'è il fallo di Porfido. Aggiorno il mio tabellino dei falli. Pass Roma che ancora può giocare, 13 secondi sullo scadere dei 24, ci prova Franceschina, si ferma, lascia il pallone ad Argenti che fa il tiro dalla lunghissima distanza, corta, cortissima, non prende neanche il ferro, palla poi fuori, è stato un blocco regolare sotto canestro per evitare il rimbalzo di Meschino, palla che torna in possesso del Formia che è già a 2 falli, 0 per la Pass Roma. Meschino dentro per Perez, media distanza Coronini, braccio caldo, mano calda di Coronini in questo avvio, 4 punti segnati in questa partita, 4-0, tutti e 4 portano la firma del numero 8 Giovanni Coronini. Sciannaro, l'intercetto di Meschino, il pallone però non resta in possesso del Formia, la Pass Roma che ha diritto a una rimessa. Gli applausi dei compagni per l'azione di Meschino, 13 secondi allo scadere dei 24. Pass Roma in possesso, Sciannaro viene fuori, il pallone però va ad Argenti che litiga con il pallone, vicino a lui c'è Franceschina, riceve uno contro uno con Coronini, palla dietro la schiena, poi il tentativo da 3 da lontanissimo, primo ferro dopo la parabola altissima del pallone, Coronini fa viaggiare il pallone per Porfido. 4 punti, un assist per Giovanni Coronini, 2 punti per Porfido,
6-0 e time out per coach Di Segni. Adesso magari riusciamo a darvi l'elenco della distinta formia con Di Rocco, Polidori, Coronini, Rodriguez, Varga, Mannarelli, Porfido, Perez, Norbedo, Massaro e Meschino. Chiaramente gli ordini di Giovanni Di Rocco e del suo vice Eugenio Polidori. Vi a disposizione del... lo sentite urlare, imbestialito coach Claudio Di Segni, del suo vice Esteban Maria Tomassi. Ci sono Scianaro, Cianci, Figliomeni, Grisanti, Lobasso, Argenti, Franceschina, Scarnati, Procaccio, Provaroni e Converso. 24esima giornata di campionato, ci avviamo verso il rettilineo finale di questa stagione. Formia che al secondo posto attenta al miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Una post season che si preannuncia di fuoco per i ragazzi di coach Di Rocco. Franceschina trova il numero 17. Ancora un errore sotto canestro, non riesce ad evitare la rimessa, si arrabbia Perez con un compagno che ha un po' ostacolato la ricezione del pallone. L'altissimo Matteo Converso che fa blocchi al centro area, il pallone fuori per Argenti. Trova il compagno sullo scadere dei 24, il tiro di Scianaro arrivato dopo la sirena. Scianaro miglior marcatore della PAS Roma con 232 punti, una media di 11 a partita. Meschino, Colonini, ancora Meschino, c'è Porfido dall'altra parte del pallone, servito, ricezione, tiro in un amen, primo ferro e rimbalzo corto conquistato dalla PAS che prova ad andare dall'altra parte. Franceschina si ferma, poi la palla a Procaccio, lascia Converso, ancora Argenti, gettato il cambio, la palla dentro, ancora Converso in qualche modo, poi la perde sul disturbo di Norbedo che deve scappare in mezzo a un nugolo di maglie blu, poi finisce giù, c'è il fallo del numero 14, anzi no, il fallo fischiato a Scianaro. Primo fallo per la PAS Roma, 14 secondi per il meta per tentare di chiudere l'azione, 6 minuti 7 secondi allo scadere del primo quarto di gioco. Si aspetta che venga pulito probabilmente il campo, non so se i tifosi stanno, sì, ecco. Adesso interviene lo scopettone magico a rendere di nuovo il campo sicuro. Continuate a sentire le urla di coach Di Segni. Coronini prova a cercare Perez e quasi fa un tapin volante da filmato, ma la palla poi fuori, ancora secco, però la PAS Roma che non riesce a segnare, questa volta ci ha provato Procaccio. Norbedo corre dall'altra parte, resiste una carica, serve Perez dall'altra parte sotto canestro e due punti per Perez che inizia a far correre anche il suo tassametro, ma soprattutto siamo 8-0 per il Metaformia. Se ne sta andando la metà del primo quarto, siamo nel quinto minuto. C'è stato un altro fallo del meta, arriva il cambio, entra Rodriguez, posto di Perez, non particolarmente contento il numero 17, entra il capitano, secondo fallo per Edu Perez. Di Rocco ha preferito metterlo a sedere. Franceschina prova ad attaccare, conteso questo canestro, bene dalla difesa di Meschino, rimbalzo corto, ci è arrivato il proprio Rodriguez, si mette nelle mani di Coronini, cercato Porfido, ci mette una mano Scianaro,
fischio del direttore di gara. I due arbitri sono Andrea Suriani di Ciampino e Matteo Lilli di Ladispoli. Coronini arma la bomba e tre punti per Coronini, che fa salire il suo personale carnet a 7 punti su 11 di questa partita. Prova a sbloccarsi la passa Roma, ma non ci riesce. Coronini sporca il possesso di Converso. Rimessa per la passa Roma, che è rimasta a 0. 11 a 0 il punteggio per i padroni di casa, che cercano la quinta vittoria consecutiva. Argenti litiga con il pallone, lo perde Norbedo con tutta calma, la tira da casa sua. Secondo ferro, Meschino al rimbalzo, aspetta i compagni, sono 10 secondi da giocare. Meschino si gira, il tiro sbagliato, non di poco. Cambi per la Pass Roma, deve tentare di scuotere i suoi. Coach dei segni, il suo vice Tomassi. Squadra ospite ferma ancora a 0. Si fa sedere Argenti, si fa sedere anche Converso, si fa sedere anche Procaccio. In campo il capitano Cianci con Lobasso e Scarnati, se non ho visto male, ingressi in campo. Attenzione qui, fino in fondo Franceschina, sbaglia Norbedo, combatte per un attimo, perde palla, Meschino a recuperare il pallone vagante, poi c'è il fallo di Franceschina. Federico Franceschina, il suo primo fallo, il secondo per la Pass Roma. Coronini, il blocco di Rodriguez, poi si stacca, il blocco anche di Meschino, e poi riceve Porfido da fuori. Marcatura di Cianci, 2-1, deve andare al tiro Meschino, per poco non prende il big prize. Ferro dall'altra parte, la Pass Roma, palleggio insistito, ottimo l'attacco, e sono i primi 2 punti della Pass Roma messi a segno da Lobasso. Coronini ha ricevuto da Norbedo, fallo di ancora di Franceschina, sì ancora fallo di Franceschina, secondo fallo per lui, presumo esca. Sì, e c'è Franceschina al suo posto. Ritorna in campo Francesco Procaccio, durata poco la pausa per il numero 14, 14 come i secondi che il Formia può sfruttare per cercare di mettere a segno dei punti. Coronini, Rodriguez per Norbedo, Porfido sfida proprio il nuovo entrato, Rodriguez al rimbalzo riesce a mettere il pallone nelle mani di Porfido, che poi ha dato un pallone fantastico dietro la schiena. Rodriguez però non è riuscito a mantenere il possesso del pallone. Procaccio per Lobasso, finta il tiro, prova da tre, mette a segno Giulio Cianci, il capitano. Undici a 5. Coronini si perde il pallone, se lo va a riprendere, poi una assidurata a cercare Norbedo, palla persa e time out chiamato da coach Di Rocco, che deve fermare il gioco. Sono le prime avvisaglie di confusione da parte dei suoi giocatori, ha dovuto immediatamente fermare tutto il coach del Metaformia, ha consultato a centrocampo i due arbitri, mentre un time out un po' più tranquillo da parte di coach Di Segni, non lo sentiamo urlare come in precedenza. I suoi hanno cominciato a mettere punti
al referto. Si è fermata invece un po' il meta. 11 a 5 il punteggio, 2:46 da giocare per chiudere il primo quarto. Meta a caccia di posti playoff invitanti e importanti in attesa della post season per cercare un posto che può valere in quel percorso lì della, appunto, della post season, la promozione di categoria. Sarebbe un risultato fantastico per gli uomini di Coach Di Rocco, ma c'è ancora tanto da giocare in questa stagione e poi ci saranno i playoff che sono per antonomasia un altro campionato. Sciannaro per il capitano Cianci, che conquista un fallo. Fallo dovrebbe essere stato di Rodriguez, primo fallo per lui, ma soprattutto lunetta per Cianci. Il primo assegno e dentro anche il secondo, non senza qualche difficoltà, con il pallone che ha ballato sul ferro prima di finire dentro la retina. Norbedo, blocco di Meschino, l'arbitro non fischia, Porfido da tre, il pallone sputato dal ferro, Meschino prova a rimetterla dentro, non ci riesce, c'è un fallo, fallo è di Meschino, poi mostra il suo disappunto e l'arbitro lo richiama. In bonus il meta, o meglio la pass, con il fallo di Meschino, che è il quinto di squadra. Di conseguenza in lunetta la pass Roma con Matteo Grisanti. Sbaglia il primo. Dentro il secondo, nonostante i tentativi di disturbo da parte del pubblico. Coronini, c'è un fischio, il fallo di Rodriguez, secondo fallo per il capitano del meta. Che però non manda in lunetta l'avversario. Cianci si ferma, la palla indietro, il numero 14 si fa tutta l'area e prende lo sfondamento Coronini. Ottima azione difensiva del meta. È stato fischiato un fallo alla pass, vabbè, lo sfondamento, boh, vabbè, mi sono perso un po' la gestualità dell'arbitro. Adesso deve rientrare lo scopettone a pulire l'area verniciata del meta. Terzo fallo per, anzi quarto fallo per la pass Roma, 1 minuto 55 secondi al primo intervallo di questa partita. Coronini, trova Norbedo, Meschino, Porfido e Rodriguez sull'arco, Meschino ci prova ma sbaglia il tiro, Cianci dall'altra parte velocissimo, la palla dentro e sono due punti più il tiro libero supplementare per il numero 14 Francesco Procaccio. Ottimo il suo inserimento, servito in maniera splendida dal cannoniere della squadra Sciannaro.
due punti e viaggio in lunetta, mentre terzo fallo per Meschino, che va a sedersi per far entrare Mannarelli. Convertito in libero supplementare e parità a quota 11. Si è completamente bloccato il meta. Adesso per entrare anche Varga al posto di Rodriguez. Il terzo fallo è stato proprio di Rodriguez, che lo scusa a Meschino, chiaramente, che c'entra nulla. È uscito per far entrare Mannarelli, adesso è uscito anche, è uscito proprio Rodriguez per far entrare Varga. Ancora una volta deve essere asciugato il parquet. 1:35 alla fine del primo quarto. Mannarelli, Norbedo. Vediamo se la grinta e le accelerazioni di Mannarelli riusciranno a dare al meta quel che serve per chiudere avanti il primo quarto. Si muove Mannarelli tantissimo già in questi primi secondi della sua gara. Poi l'errore di Porfido, la blocca praticamente con il tacco il numero 8. Palla al meta. Lo stop di Andrea Lobasso. Mannarelli, 14 secondi per chiudere l'azione. Coronini valuta le alternative, la mette fuori per Norbedo, che rinuncia al passaggio del Mannarelli, sceglie una traccia un po' più complicata per Varga. Primo pallone toccato della sua gara e primi due punti nella partita di Filip Varga. Dall'altra parte risponde immediatamente la pass Roma con il primo vantaggio della sua partita. A segno Grisanti, freddissimo da tre punti. Coronini fuori, passaggio no look per Norbedo, ancora Varga, può tornare da Norbedo, lo fa, finta di tiro, penetrazione per Norbedo, appoggia il tabellone, la palla che esce fuori e poi c'è un fischio. Fallo di Porfido, se non ho capito male. Sì, secondo fallo, quindi Porfido. Va a sedersi Norbedo per far entrare Di Rocco in lunetta il numero 14, Francesco Procaccio. Tre punti per lui finora, uno dal campo più uno dalla lunetta. Entra anche il secondo libero tirato in partita dal numero 14, via con il terzo, il secondo di questa sessione. Dentro anche questo, 100% dalla lunetta per il numero 14, che ha sparato a salve per tanto nell'avvio di questa gara. E poi attenzione, perché Di Rocco si perde un pallone sul disturbo di Sciannaro, clamoroso a questa palla persa dal meta. Le proteste dalla panchina e la squadra di casa. 22, 21 e 20 secondi da giocare alla fine del primo quarto, discrepanza di qualche decimo con il cronometro dei 24. Recupera palla Mannarelli, grande palla rubata del numero 14, che poi cerca un fallo più che andare veramente a segno, non trova né il canestro né il fallo. Dall'altra parte l'errore, contro ancora un errore, ancora un altro, e finisce qui il primo quarto 13-16. Mattanza Formia nella prima parte di questo primo quarto, poi la squadra di Rocco è letteralmente scomparsa dal campo. Il ritorno e il vantaggio e la pass, tre punti avanti la squadra ospite. Noi ci vediamo tra pochissimo per il secondo quarto. E rieccoci qui dal Palla Fabiani, sta per iniziare il secondo quarto di Meta Formia Pass Roma, squadra ospite in vantaggio 16-13. Ma protagonista soprattutto di un grande ribaltone, era praticamente ferma 11-0,
poi il Formia si è fermato, la passa ha risalito la china e adesso è 3 punti avanti, ancora la tripla questa volta stampata sul tabellone da parte di Grisanti. Mannarelli, la palla toccata, intercettata in maniera provvidenziale dal numero 14 Procascio, che si è lanciato a sporcare la ricezione del giocatore del Meta. Remessa però sarà per la squadra di casa, che deve ritrovare assolutamente il ritmo avuto nella prima parte del primo quarto, cercare di recuperare questi 3 punti di svantaggio arrivati in maniera abbastanza clamorosa per come si stava mettendo la partita, ovviamente, e riportarsi quindi sopra nel punteggio. Lo ricordiamo, Metaformi a caccia della quinta vittoria consecutiva. La palla fuori per Varga, Di Rocco, Mannarelli si fa vedere, Di Rocco cerca Colonini, visto, intercettato da Cianci che va fino in fondo, e sono 2 punti ancora per il capitano della Pass, che sale a quota 7 nella sua gara, ma soprattutto dà ancora un po' più di margine di vantaggio ai suoi, margine che viene prontamente ridotto da Vargas su assist di Mannarelli. Gli uomini dalla panchina del Meta che stanno cercando di parare una pezza a quella che è stata una defiance vistosa nella parte centrale fino alla fine del primo quarto. L'errore da 3, la palla scaricata ancora dentro con un mezzo miracolo, la ricezione di Grisanti, fuori per Cianci, le sue finte, ancora Grisanti, ancora da 3, ancora Ferro, Perez, Coronini, rimbalzo Meta e Formia che prova adesso ad attaccare con calma. Colonini chiama gli schemi, chiama il movimento di Di Rocco che riceve, si allarga anche Perez, la palla fuori di Di Rocco, ancora il Ferro, ancora polveri bagnatissime per il Meta con il tiro da fuori, che non, cosa che invece non accade dall'altra parte, la tripla del numero 8 Lobasso e passo che prova a scappare. Di Rocco in piedi a guardare i suoi giocatori, fallo su Coronini, il fallo del capitano Cianci, arrivano cambi per la Pass Roma, lascia i suoi in campo invece Di Rocco, evidentemente vuole vedere una reazione da parte degli uomini in campo. C'è Coronini, c'è Perez, poi il resto sono sostanzialmente giocatori di rotazione come Varga, Mannarelli e Di Rocco, e arriva la tripla di Mannarelli, uno di quelli da cui ci si attende la scossa, è arrivata in forma di 3 punti. Converso, la palla per il numero 8 Lobasso, si ferma, si guarda attorno, la palla poi ancora per Cianci, ancora da 3, il tentativo questa volta sbagliato, vince poi la gara del flipper Mannarelli, servito da Di Rocco, mezza idea di tirare ancora da 3, non diventa intera, cercato e trovato Varga e poi Perez sotto canestro, azione da manuale della Metaformia che prova a rimettersi in partita, 20-21, una sola lunghezza di distanza tra le due squadre, il Meta che è tornato prepotentemente a farsi sentire. Adesso vediamo come difende però la squadra di Di Rocco, ci mette le mani Perez, la fortuna aiuta gli audaci nella, la palla fuori, ancora da 3, la bomba di Grisanti. Coronini, Mannarelli a tempo, spazio, prende la mira, prende il palo, 20-24, ritmi altissimi in questo secondo quarto. Cianci con un po' di fortuna mantiene il possesso, fuori da Provaroni, Argenti, ancora Provaroni, palla dentro, non so bene cosa è uscito dalle mani del numero 5, poi il cross per Mannarelli che va a segno, subisce il fallo e andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Primo fallo fischiato credo al numero 8 Lobasso, almeno io così lo segno. Poi vedremo se saremo smentiti più avanti nel corso della partita. Ero troppo preso dalla foga per fare attenzione a un dettaglio comunque importante. Chiedo scusa ai nostri amici telespettatori. Intanto Mannarelli converte il libero, rimette la lunghezza di uno spazio sul tabellone.
Cianci, tiro cortissimo, primo ferro, e Mannarelli che difende il pallone come una tigre di Rocco. È rientrato Norbedo che si allarga a destra, chiama il pallone di Rocco, chiama il movimento proprio del compagno. La ricezione però è in area per Varga che si perde la palla per un attimo. La fortuna aiuta il Formia in questo caso. 5-4-3, il tiro di Mannarelli che non prende neanche il ferro, non può andarla a riprendere il numero 11 che ci ha provato comunque. La palla varca la linea di fondo campo, attacco nullo per il Meta. L'attacco adesso della Pass Roma con Argenti che si sblocca, due punti per lui dopo tanti errori nel primo quarto. 23-26, un possesso pieno di vantaggio per la Pass Roma. Le urla di coach di segni di Rocco per Varga, fuori per Mannarelli, non ha il tempo di coordinarsi per il tiro, prova poi in penetrazione, un errore banale, poi la tocca con il piede di Rocco, un tentativo di contropiede della Pass Roma. Le urla questa volta anche di coach di Rocco che sta chiamando evidentemente lo schema difensivo ai suoi. Siamo andato 2-2, la palla fuori per il numero 5 che arma ancora una volta la 3, sbaglia ma rimbalzo solo Magli Blu e arrivano i due punti di Lobasso, uno dei talloni d'Achille del Meta. L'attenzione sul rimbalzo, Norbedo per Varga che alza la parabola. 6 punti di Varga in questa partita, 4 nel secondo quarto. Palla fuori, attenzione ogni volta che Grisanti prende palla dal perimetro, poi Argenti che ha aggiustato la mira in modo abbastanza evidente in questo secondo quarto. 25-30, 4-34 sul cronometro del secondo quarto. Perez tira il pallone per aria e lo fa stranissimo Perez, prende il fallo proprio di Argenti che poi va a complimentarsi con lui scherzando con la panchina del Formia, perché Perez lascia andare per aria un pallone senza senso dopo aver subito il fallo. Sono due punti e libero supplementare per il numero 17. È convertito il libero. Formia che prova a restare incollata alla scia della Pass. 2-8-3-0 sul tabellone, 28-30 in questo secondo quarto a cui termine mancano ormai meno di 5 minuti, meno di 4 minuti e mezzo per l'esattezza, 4-24 quando si ferma ancora il gioco. Il fallo mi pare di Perez. No, che Perez già è a quota 2, probabilmente di Rocco. Primo fallo del Meta in questo secondo quarto. L'intercetto di Perez. Norbedo, di Rocco, c'è ancora Varga in area, si gira, prova a mettere in appoggio. Contesa. Palla contesa, non. Poi l'altro arbitro invece corregge la decisione, assegna la rimessa al Meta. 4 minuti, 5 secondi, poi si andrà all'intervallo lungo. Meta che prova a riagguantare il pareggio. Norbedo, Perez da fuori e sono 3, la bomba di Edu Perez e torna avanti il Meta Formia Basket, 31-30. Poi ancora Perez sotto canestro a prendersi il rimbalzo, recupero perfezionato da Di Rocco e si mette nelle mani di Norbedo.
si fa tutto il campo Norbedo, poi serve Di Rocco, Mannarelli e ancora Di Rocco dentro per Perez che difende il pallone, prende spazio Perez! Due punti per Perez, time out, coach disegni 33-30 per il Meta che dopo aver superato, dopo aver messo la freccia sta sorpassando, ha sorpassato la Pass Roma, è salito in cattedra il numero 17. 11 punti per lui in questo secondo quarto, un terzo del fatturato complessivo del Meta, considerando poi anche i due punti nel primo quarto, si sale a quota 13. Il miglior marcatore del Meta in questa partita. Per quanto riguarda invece la Pass, è una bella lotta che sta vincendo in questo momento Grisanti grazie alle due triple messe a segno e fanno 6 più una 7 dalla lunetta, 7 anche per Cianci, 7 anche per Lobasso, sono a pari punti 3 dei 5 marcatori della Pass Roma fino a questo momento. 33-30, gara che si muove sui binari di un equilibrio sottilissimo. I segni che parla con l'arbitro, evidentemente c'è qualcosa che non gli è chiaro, forse per aspettare anche il momento di cambi, non si sa. Comunque la palla per la Pass, cronometro che riprende a scorrere, 3:20 all'intervallo lungo. Cianci per Figliomeni, palla per Procaccio, si va da Cianci, stoppato da Perez che sta vivendo un momento di totale onnipotenza in questo finale di secondo quarto. Cianci, Argenti, c'è stato il tocco di Rocco sul passaggio di Grisanti, rimessa per la Pass, 6 secondi per i uomini in maglia blu e arancione per chiudere l'azione, ci prova Grisanti con la specialità della casa, la palla che entra dentro il canestro dopo aver preso però la parte superiore del tabellone, quindi palla fuori, canestro ovviamente non valido, i giocatori continuano a parlarsi in campo sorridendo. C'è un bel clima evidentemente tra le due squadre, tra i giocatori delle due squadre, si stanno al di là di tutto godendo anche una bella partita. Palla dentro per Perez che gira attorno all'avversario e canestro, e questo è il primo gesto di stizza da parte dei uomini della Pass. Procaccio che ha allontanato via il pallone sull'ennesima giocata di un Perez assolutamente scatenato in questo secondo quarto. Palla fuori per Argenti che prova da tre, deve accorciare, il pallone si incastra tra il tabellone e il ferro. Assolutamente non fortunata la Pass in questa fase. La palla ancora però per la squadra di coach Disegni, fuori per Cianci. Figliomeni, la palla arriva ancora tra le mani di Argenti che ci prova, un tiro difficilissimo, sbagliato il rimbalzo, guarda un po' Perez, Di Rocco, si fa vedere Mannarelli, Di Rocco preferisce provare la conclusione dalla distanza, secondo ferro e poi Norbedo che investe, tampona e mette giù insomma il capitano della Pass. Il primo fallo per Matteo Norbedo e il secondo per il Meta, quota 3 invece la Pass in questo secondo quarto. Si deve ancora una volta asciugare il parquet. 35-30, due possessi di distanza tra le due squadre, 2 minuti e 5 secondi all'intervallo lungo. Meta che era stato raggiunto e superato nel corso del primo quarto, secondo quarto che si era aperto ancora con la Pass
e un suo buon break. Poi è arrivata la rimonta e il sorpasso del meta con un straordinario Perez fino a questo momento. Argenti, Figliomeni per Sciannaro, la palla che viaggia, ci fa mettere la mano Mannarelli, anche fortunato perché prende il rimpallo dell'arbitro e si invola a canestro Mannarelli, altri due punti per lui. Se il meta ha trovato la forza e l'energia di ribaltare la situazione, tanto del merito è del numero 14. Lo sbaglio da tre di Grisanti, Perez al rimbalzo in questo momento veramente ovunque, per dunque comunque Perez, ma non ci dobbiamo dimenticare il supporto e quanto fatto dal numero 14 Mannarelli in questa rimonta, in questo secondo quarto, quell'errore questa volta di Perez, il fallo di Di Rocco. Fallo di Di Rocco su Sciannaro. Mentre esce Grisanti, suo posto Provaroni, secondo fallo per Di Rocco. Uno su due per Sciannaro, un solo punto in questa partita, questo che avete visto per il capocannoniere della squadra ospite, giovanissimo under 18, almeno così mi è arrivato a me come informazione, che adesso rinuncia al rimbalzo per accontentarsi di una rimessa. 101 sul tabellone, vuol dire un minuto e un secondo al termine del secondo quarto, 37 a 31 il punteggio. Due possessi pieni di vantaggio per il meta. Qui ci prova da tre e quando basta un amen per metterti in ritmo, Sciannaro, 4 punti dopo 0 fatti a un minuto dallo scadere del secondo quarto. La tripla di una pulizia disarmante, si è sentita solo la retina e quasi neanche quella di Rocco. Varga fuori per Mannarelli, non può andare al tiro perché è subito su di lui e poi arriva il fallo di Figliomeni. Aveva quasi rubato palla con l'aiuto di Sciannaro, evidentemente in modo falloso. Di Rocco, Mannarelli, si fa vedere Perez, Mannarelli vuole andare da solo, prova a pescare Varga, l'errore di Mannarelli. 18 secondi, 17, 16, 15 allo scadere. Sciannaro che fa scorrere il cronometro. Argenti, 5, 4, Argenti, secondo ferro e poi niente da fare neanche per la conclusione successiva di Provaroni. Si chiude il secondo quarto e il Formia va all'intervallo lungo in vantaggio 37 a 34 grazie a uno straordinario Perez. Restate con noi per il terzo quarto, l'inizio quindi del secondo tempo di Meta Formia Pass Roma. E rieccoci qui dal Pala Fabiani per l'inizio del terzo quarto tra Meta e Pass Roma, 13 a 16 il primo quarto, 24 a 18 il secondo, in totale fanno 37 a 34 per i padroni di casa. C'è subito un fischio, subito il fallo del numero 8 della Pass, è il secondo fallo per Andrea Lobasso. Iniziamo subito molto aggressiva la squadra ospite,
sui portatori. Varga dalla media distanza, due punti per sbloccare subito il terzo quarto, 39-34. Pass Roma in possesso, la palla per Sciannaro, prova a cercarsi spazio e mette in appoggio al tabellone un bel canestro, due punti per lui a secco nel primo quarto, 4 nel secondo, adesso 2 in questo avvio di terzo quarto, mattatore della gara fino a questo momento con 12 punti Perez, che adesso cerca, trova spazio. C'è anche un contatto sul numero 14 Procaccio, ci sono però due punti per Perez. Procaccio che parla con gli arbitri. Subito un 4-2 per il Meta. Sciannaro proprio per Procaccio. Da tre Sciannaro che si è messo in moto, la tripla di Sciannaro, la seconda della sua partita. Passa Roma a meno 2 e Varga che subito rimette le distanze. A segno con continuità Varga in questa partita, mentre qui l'inserimento, due punti e il fallo di Mannarelli, no, di Coronini. Due punti e giro in lunetta per Franceschina, che non aveva ancora segnato fino a questo momento. Una buona penetrazione, ha trovato il vuoto in area, poi la difesa di Coronini arrembante. Contatto subito dal numero 10 che realizza il libero supplementare, gioco da tre punti completato con successo dal numero 10 della Pass, Mannarelli. Porfido ci pensa, va da tre, primo ferro e la palla che entra. La fortuna che sta sicuramente dalla parte del Meta in, fino a questo momento. Mannarelli, Coronini cerca e trova Perez, scarico fuori per Porfido che si arma da tre, una delle specialità della casa, ma è ancora secco in questa partita dal perimetro. Anzi no, cioè ha messo a segno il canestro proprio poco fa. Detto una castroneria. Coronini. Porfido. Varga, passi del numero 11, non particolarmente d'accordo con l'arbitro, uno sguardo ironico a uno dei due direttori di gara, li ricordiamo, sono Andrea Suriani e Matteo Lilli di Ciampino e la Dispoli. Prova a sfondare lo basso, si affida a Sciannaro, ancora il numero 8 in possesso, si gira molto bene, secondo ferro, rimbalzo catturato da Perez. Si va da Porfido fino in fondo! Punti numero 6 e 7 nella partita di Porfido, 48-42, l'intercetto di Perez che va da solo a schiacciare Perez! Saltano in piedi i tifosi del Formia, la palla Fabiani, la schiacciata di Perez come a segnare il territorio. Sciannaro si mette nelle mani di Franceschina e combatte con Mannarelli, deve tentare la penetrazione, lascia andare per aria il pallone e ancora due punti e viaggio in lunetta per il numero 10 con il fallo di Perez. Terzo fallo per Perez, per la seconda volta
Franceschina concretizza nel migliore dei modi il gioco potenziale da 3 punti. 5 punti a dividere le due squadre. Coronini trova bene ancora Perez, che ne mette altri due. Punti tondi tondi per Edu Perez. Sciannaro per Grisanti, la palla fuori, la difende Franceschina, che poi ancora ci prova, stavolta non entra in retina il suo tiro, ma andrà in lunetta per due tiri liberi con il fallo di Coronini. Secondo per il numero 2 va a sedersi Varga, autore di una partita all'insegna della continuità. L'errore qui però di Franceschina, che sporca la sua percentuale dai liberi. Assegno il secondo, buono per mettersi a 6 punti. Due possessi pieni, Mannarelli, e 3 punti di Mannarelli. Contestatissimo il tiro per il numero 14, però è riuscito a tenere in rotta la barra della nave. Bomba da fuori e passa Roma, che torna lontana. Grisanti si ferma, trova Sciannaro, deve ragionare il numero 1, la palla per il numero 14 che dal perimetro sbaglia. Perez a difendere il rimbalzo. Coronini chiama calma ai suoi. Mannarelli, Coronini, bene fino in fondo. Altri due punti per il Meta, che sta viaggiando in questo terzo quarto. 57 a 46, il fallo di Mannarelli. Attenzione alla situazione dei falli, che andremo a ricapitolare. Primo fallo per Mannarelli, ma sono già 4 per il Meta. A 3 falli sono Rodriguez e Perez per la squadra di casa. Attenzione al conto dei falli, possono condizionare non poco questa partita. Procaccio lascia al suo capitano la palla per Sciannaro, la tripla che esce per un niente. Ancora Cianci, di nuovo per Sciannaro, davanti a lui Mannarelli, lo supera in dribbling, si palleggia, arresto e tiro, e la palla che gira e gira e gira attorno al ferro per poi entrare. Prova a tenere i suoi in linea di galleggiamento Sciannaro. Coronini per Perez, la stoppata irregolare, però c'era stata la stoppata di Procaccio, il fallo poi di Cianci. In lunetta ci andrà Perez. 1 libero per Perez fino ad ora, messo a segno a completamento del gioco da 3 punti. Secondo viaggio in lunetta per il numero 17, che ha quota 20 punti. Esce il libero. Dentro il secondo, sfonda quota 20, arriva a 21 Perez, 58 a 48, 10 punti di distanza tra le due squadre. Ci mette la mano Porfido, mantiene il possesso, la pass, Cianci fa saltare tutti a vuoto, due punti di una bellezza sconfortante quelli di Cianci. Mannarelli,
sconfortante chiaramente per chi ha tentato di difendere su questo possesso. Coronini prende spazio, poi prende un palo, ma c'è il fallo ancora di Cianci. Mentre entra Norbedo al posto di Mannarelli, mentre stava segnato il secondo fallo per Cianci, quindi qualcosa non mi torna. Se il fallo era di Cianci, doveva essere il terzo. Quindi forse prima il fallo è stato assegnato a Procaccio. Viene chiamato un terzo fallo al Formia, questo me lo sono perso perché stavo controllando proprio i falli della pass. Intanto viaggio in lunetta per Cianci. Parabola alta per il primo libero che va a segno. Il secondo sbatte contro il ferro, il rimbalzo è di Perez, Rodriguez, Porfido, fuori per Norbedo, si fa vedere Coronini, Norbedo, il blocco che non funziona, si butta dentro Perez, la palla di Porfido senza guardare per Rodriguez, intercettata, scappa via. Grisanti, Argenti da tre. Primo ferro, la palla ripresa da Grisanti, tutti fermi al rimbalzo per il meta, Grisanti due punti facili, Perez rallenta il gioco, cerca Colonini, l'intercetto di Cianci, si è un attimo seduto il meta, attenzione al ritorno della pass, Argenti e sono due, time out di Rocco, si ferma tutto, 58-55, pass Roma che si avvicina di nuovo. Con tra le altre cose Formia che ha già raggiunto il limite dei falli, quindi ogni sanzione in difesa porterà al tiro dalla lunetta per la pass Roma. Una partita che l'abbiamo detto fino ad ora si è mossa sui binari sostanzialmente di un equilibrio evidente. Formia che ha provato a strappare proprio questo equilibrio in questo terzo quarto, ma la pass Roma è di nuovo a quota di contatto, un possesso pieno di distanza tra le due squadre, 5-8, 5-5, 2:40 alla fine del terzo quarto per andare all'ultima pausa di questa partita. La rimessa in gioco per il meta. Vediamo come saranno uscite dal timeout le due squadre. Coronini, marcato da Cianci, che lo segue come un'ombra. Norbedo, Sciannaro su di lui. Norbedo si mette nelle mani di Rodriguez. Porfido, Coronini, libero a spazio per il tiro da tre! Coronini! Esce bene dal timeout il meta con un'azione ragionata per trovare lo spazio dall'arco, l'ha sfruttato tutto Coronini. Perez, ancora Coronini che può rallentare ancora il ritmo. Rodriguez, il dribbling, la palla dall'altra parte per Porfido, ricezione, tiro da tre e la bomba di Porfido. Torna a creare un gap di una certa entità, 9 punti di differenza con le due bombe di Coronini e di Porfido. Prova da tre anche la pass, il tiro di Grisanti esce, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del meta, la rimessa è per la squadra ospite. Sciannaro, Cianci si butta dentro, Grisanti da due, la palla ancora prende il secondo ferro, Cianci al rimbalzo, extra possesso per gli uomini in maglia blu,
e 2 punti per Grisanti. Porfido si deve fermare, trova Coronini, sono da soli, arriva adesso Rodriguez. Coronini, passaggio dietro la schiena, Rodriguez non riesce a trattenere il pallone, rimessa per la Pass. Sciannaro, Procaccio per Argenti, ancora una volta litiga con il pallone, lo cede a Sciannaro, c'è libero il numero 14 che spara però a salve, poi il contatto e il fallo su Perez. Secondo fallo per Francesco Argenti e quarto fallo per la Pass. Coronini, 40 secondi all'ultimo intervallo di questa partita, Coronini ancora in possesso, Porfido si gira, non può attaccare facilmente il canestro, per fortuna c'è Perez che va al tapin e mette a referto altri 2 punti per la sua partita. Sono 23 i punti di Perez fino ad ora. Si è dovuto asciugare il pallone. La rimessa per la Pass, 25 secondi allo scadere, 24 secondi sul cronometro per il possesso del Pass, quindi un secondo di discrepanza tra i due cronometri. Argenti, Cianci controlla il cronometro, si butta dentro, palla fuori per Argenti, secondo ferro, si lotta e poi sono 2 punti abbastanza casuali per Procaccio ed è l'ultimo atto di questo terzo quarto, ultimo intervallo della partita. Restate con noi perché tra poco c'è l'ultimo atto di Metaformia Pass Roma con il quarto quarto. Ed eccoci qua, 10 minuti alla sirena, 10 minuti per chiudere Metaformia Pass Roma, 66-59 il punteggio, 7 punti di vantaggio per la squadra di casa con gli ospiti che hanno il primo possesso dell'ultimo capitolo di questa partita. Norbedo intercetta il passaggio e subito prova ad alimentare l'azione offensiva, bloccato per un attimo da Cianci, si affida a Coronini, contro di lui Sciannaro. Il blocco di Perez, la palla dall'altra parte per Rodriguez che si muove, fa partire il gancio da sotto e primi 2 punti nella partita del capitano del Meta, primi 2 punti anche di questo quarto quarto. Sciannaro, Argenti, Cianci alza la parabola, il rimbalzo è catturato da Coronini, Norbedo, mano quasi in faccia di Argenti, il fallo e Norbedo andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Terzo fallo per Francesco Argenti. E Norbedo anche lui ancora a secco in questa gara. Astinenza che finisce qui con la realizzazione del primo libero. A segno anche il secondo. Sciannaro, Cianci, passi fischiato a Procaccio, palla per il Meta che ha più 11. Norbedo corre inseguito da Sciannaro,
Farà dietro la schiena, se ne va la palla per Rodriguez che va a prendersi il fallo di Sciannaro. Ha mandato alla bar con una finta, conquistato questa possibilità dalla lunetta. Due su due per Pablo Ariel Rodriguez. 4 punti messi a segno tutti in questo quarto quarto per il capitano Cianci. Argenti non si intende con Grisanti, una palla buttata dalla pass e time out chiamato da coach Di Segni per interrompere un attimo il gioco. I suoi evidentemente qualcosa non la stanno facendo funzionare. Ne approfitto per aggiornare i miei tabellini. L'equilibrio di questa partita che sembra essersi rotto in questo quarto quarto. Si rientra in campo. Il terzo quarto si è concluso 29-25 per il Meta. Adesso siamo 6-0 per la squadra di casa. Coronini. Il blocco di Perez, Coronini scarica per Porfido, ricezione, tiro da tre, primo ferro e rimbalzo catturato da Sciannaro. Si fa tutto il campo, poi lascia da Argenti, ancora Sciannaro che ha spazio per provare da tre, subisce il fallo di Porfido, la palla non entra, è andato vicino al gioco potenziale da 4 punti, invece il fallo di Porfido lo manderà in lunetta per 3 tiri liberi. Quarto fallo per Porfido, c'è l'errore di Sciannaro che ho già litigato già una volta con la lunetta. Questo andato a segno è il secondo su 4 tentativi. E sbaglia di nuovo, 2 su 5 dalla lunetta per il numero 1 e miglior marcatore prima di questa gara della Pass Roma. Coronini in possesso, lascia Perez, bello 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 tutto, punti numero 24 e 25 nella partita di Perez. Argenti, lo basso, palleggio, arresto, tiro, la palla che si incunea sul ferro, sbatte sul ferro, non vuole entrare, il rimbalzo controllato da Norbedo con il pallone che esce fuori, ultimo a toccare un giocatore della Pass, Porfido. 14 punti di distanza tra le due squadre con 7-17 allo scadere, l'intercetto quasi futbolistico di Cianci servito ancora da Sciannaro. Gioca qui in bello stile la Pass, ma è tutto chiuso, si va ancora da Argenti, Sciannaro al limite, una palla affidata allo basso che sbaglia un tiro non di poco, al rimbalzo poi ci arriva Converso e sono i primi due punti della sua partita, sparito dalla rotazione dopo il primo quarto, numero 17 Rodriguez, Norbedo, Rodriguez prende spazio in area, Perez va da solo, Perez sbaglia però l'attacco, Rodriguez conquista il rimbalzo,
poi sbaglia tutto, un passaggio troppo prevedibile, lento per Porfido. Argenti acciuffa il pallone, missi nelle mani di Scianaro, il cambio di gioco dall'altra parte per lo basso, si torna da Scianaro, la ricezione, il tiro da tre è velocissimo, al rimbalzo Perez, lo perfeziona Rodriguez che si mette nelle mani di Coronini. Norbedo, qui non si intendono proprio Norbedo e Coronini, passaggio sbagliato del numero 18 che poi si arrabbia approfittando di questo momento di pausa. Esce Coronini, entra Di Rocco, applausi per tutti e per Di Rocco che entra e per Coronini che esce e per Norbedo e il suo gesto di stizza. Vantaggio di 12 punti che può non essere rassicurante, ma sicuramente è il più ampio massimo vantaggio a quota 14, quindi uno dei più ampi della partita. Dalla linea dei liberi l'eroe di Converso, al rimbalzo Perez, lotta, mantiene, cede Rodriguez, si va da Norbedo e guarda Porfido ma rinuncia al passaggio lungo, poi chiama lo schema, si muove Porfido, Perez, Rodriguez, si butta dentro Perez, la palla nell'angolo per Porfido che prende il ferro con la conclusione da tre. Quello era un buon tiro costruito bene dall'altra parte, lo basso si fa stoppare da Norbedo, aveva la soluzione dello scarico, ha preferito tirare per Argenti, ancora una volta il pallone che vuole litigare con il ferro, questa volta però entra dentro Argenti, mette a segno i punti numero 7, 8 e 9 della sua gara. Di Rocco, il fallo di Cianci, terzo fallo per il capitano della PAS Roma, terzo fallo di squadra per la squadra ospite. Perez, Norbedo, chiama ancora lo schema Perez probabilmente per vedere ancora una volta Porfido allungarsi verso l'angolo opposto, invece no, resta lì. Norbedo alza il pallone con la mossa del cameriere, il rimbalzo di Converso, Scianaro per Cianci, si va ad Argenti che arma ancora il braccio per la tripla, secondo ferro e il fallo di Norbedo su Cianci, due tiri liberi per il capitano della squadra ospite. Time out, credo, vedo, sì, time out, il gioco che si ferma per il time out chiamato da Di Rocco. Mentre io aggiorno il conto dei falli, il secondo per Norbedo, secondo di squadra per il Meta in questo quarto quarto che si avvia alla sua conclusione. Abbiamo passato il giro di boa, la rabbia di Converso in panchina per magari anche qualche occasione sprecata da parte dei giocatori di coach Di Segni, ragazzi che hanno visto scappare via la partita, sono tornati comunque a 9 punti di distanza. Ancora la rabbia di Converso, 4:36 sul cronometro del quarto e l'ultimo quarto di questa partita, 74-65 il punteggio. Converso che resta in panchina, forse anche per questo si è arrabbiato. Il resto due dei sei punti messi a segno in questo quarto quarto li ha fatti lui, forse si aspettava di restare in campo. Intanto Cianci mette a segno il primo dei due tiri liberi, dentro anche il secondo. Un solo errore dalla lunetta per il capitano Giulio Cianci, capitano ovviamente della squadra romana. Di Rocco, Coronini, Rodriguez, controllo basso, si gira bene Coronini dopo la finta di corpo, che ovviamente Rodriguez dopo la finta di corpo, e altri due punti per il capitano del Meta.
fanno 6 in totale Mesa Senior, lo ripetiamo, tutti nel quarto periodo di gioco. Cianci, il fallo di Dirocco. Terzo fallo per il Formia. Franceschina ci mette la mano Coronini, Franceschina non riesce a mantenere il possesso, provvidenziale la manona di Coronini. Cambio, entra Grisanti al posto di Lobasso. Rodriguez per Coronini, si va a infilare in un imbuto, prova a tenere il possesso Cianci, che poi va a sbattere contro il muro con la testa, chiama immediatamente il team medico, si è lanciato Cianci per cercare di tenere questa palla in campo, scivolando poi con la schiena ovviamente sul parquet, non è riuscito a frenare la corsa, andrà a sbattere con la testa contro il muro. Chiamato in tutta fretta lo staff, la coppia arbitrale, lo staff medico per assicurarsi delle condizioni del numero 3. Speriamo niente di grave. Gli applausi da parte di tutto il pubblico presente al Palafabbiani. Una bella zuccata, tirato contro il muro, ma rientra in campo. Penso che uscirà, infatti c'era il campo anche per farsi controllare. 12 punti per Giulio Cianci, adesso si va ad accomodare in panchina dopo la zuccata presa contro il muro. Norbedo, Dirocco, Porfido, ancora per Norbedo e 2 punti per Norbedo. Anche lui 4 punti, tutti in questo quarto. Franceschini, difficilissimo canestro messo a segno dal numero 10 Franceschina. Ancora meno 9 il team di Roma. Dirocco, il fallo qui di Franceschina su Coronini, quarto fallo per la Pass e terzo fallo per Federico Franceschina. Norvedo, Coronini, Rodriguez, Dirocco, ultimi 3 minuti della partita, Coronini da 3, un cross che supera tutta l'area del canestro, dall'altra parte ci prova da 3 anche Sciannaro, la palla non entra, dall'altra parte Porfido, Norbedo prova a cercare Dirocco, gli mette le mani davanti, Sciannaro recupera palla, l'intercetto però ancora di Coronini, rubata da una parte, rubata dall'altra, Norvedo si ferma e aspetta i compagni per far passare anche secondi preziosi, chiama calma ai suoi. Porfido da 3, primo ferro, rimbalzo lungo, la tocca Norvedo, perfeziona Dirocco e si mette nelle mani di Coronini. Il fallo poi di Argenti. Va in lunetta il numero 8, quarto fallo per Argenti, limite raggiunto invece per la Pass, pronta a rientrare Mannarelli ed esce Rodriguez.
2 su 2 dalla lunetta per Coronini, 80-69, torna a più 11 la squadra di Dirocco, mentre pasticcia la pass su questo possesso. E a questo punto, con 2 minuti e 5 secondi da giocare, penso che possiamo anche cominciare a fare un bilancio definitivo della gara. Aspettiamo chiaramente di vedere come andrà questo possesso per il Meta, perché in questo sport davvero non ha senso parlare di finale finché non finisce la partita. Norbedo, Mannarelli, Coronini, Porfido, 2 punti, e direi che a questo punto lo possiamo dire, game, set and match, con 2 minuti d'anticipo per il Meta, 82-69. Continua a lottare, la passa al rimbalzo, vola Grisanti, che poi va a prendere la linea e va a segnare da 3. 82-72, 10 punti di distanza. Io mi rimangio quello che ho detto e penso che non parlerò più di finale finché non sentirò la sirena. Coronini perde palla, Sciannaro fino in fondo, rischiati passi al numero 1, che poi ha avuto anche la peggio in uno scontro, finisce giù, si rialza a fatica zoppicando. Proprio il peggio che potesse succedere per il numero 1, cioè di farsi male e di perdere anche il pallone. Quella che poteva essere un'azione che poteva dare la scossa a questo finale di gara. Ed esce il numero 1. 11-12 punti per Sciannaro, perfettamente in linea con la sua media partita. Esce Gabriele Sciannaro, ritorna in campo Giulio Cianci. Dirocco, Porfido, ancora Dirocco, deve muoversi però ad andare dall'altra parte il numero 0, ci riesce adesso, marcato da 2, e si riesce a librare del pallone trovando anche Mannarelli, che finta il tiro. Ultimo minuto, ultimo giro di lancette, 5 secondi allo scadere dei 24. Coronini da 3, secondo ferro, rimbalzo catturato da Grisanti. Franceschina, 2 punti di Franceschina, difficilissimi con l'opposizione di Coronini. Dirocco, Mannarelli, Porfido, si gira, intercettato il suo tentativo, si va dall'altra parte, corre Cianci, Argenti, la tripla e mette a segno 3 punti Argenti. Attenzione a questo finale di gara. La palla per la Pass Roma, 16 secondi alla fine della partita, Formia che può ancora spendere un fallo. Cinque punti tra le due squadre con 16 secondi. Franceschina ci deve provare da 3 e va a segno. Attenzione, Dirocco trova Coronini, 9 secondi, 8, 7, 6, 5, cerca Porfido e trova invece il fallo che ferma il cronometro. Andrà in lunetta Mannarelli dopo il fallo del numero 14, Procaccio, terzo fallo per lui. Se Mannarelli fa 2 su 2 ai liberi, possiamo anche dare o dire, insomma, che la partita si conclude 1 a segno per Mannarelli, secondo libero con la palla pesantissima nelle mani del numero 14, che fa 2 su 2, chiama il time out, coach di segni, 4 punti di distanza con 5 secondi da giocare.
cerchiamo di fare un po' di fanta basket. Dovrà trovare un tiro immediatamente la squadra di Disegni, possibilmente da tre, per poi fare fallo nei primi secondi dell'azione del Formia, sfruttare un altro time out per cercare ancora una conclusione rapida prima dello scadere della partita, chiaramente sperando di segnare adesso subito e magari sperare poi in un errore dalla lunetta per il meta. Abbiamo detto partita equilibrata, lo è stata fino alla fine. Argenti, Grisanti, i due principali indiziati per questa conclusione dalla distanza. Arriva il fallo di Mannarelli. Ne aveva ancora uno da spendere il meta. Direi è andata anche bene, perché adesso sono solo due secondi allo scadere. Ci prova Cianci, il pallone che esce, suona la sirena e finisce la partita 84-80 per il Meta Formia. Una partita stupenda, ma che si conclude con la vittoria dei ragazzi di Coach Di Rocco, e mettono in fila la quinta vittoria consecutiva in questo finale di stagione e continuano la caccia alla testa della classifica. Per quanto riguarda la cronaca di Formia Pass Roma, da Davide Guzzardi e Nicola Dell'Anno è tutto. Restate con noi per le interviste e la post partita e poi sempre qui con tutti gli appuntamenti di Telegolfo. Grazie e buona giornata a tutti. Con Coach Di Rocco tutto preso nella lettura dei tabellini, è finita una partita che si è giocata praticamente tutta sui binari dell'equilibrio, ogni strappo si è corrisposto a una reazione e noi dagli spalti siamo molto divertiti. Alla fine il bilancio è comunque positivo per una squadra che ha rischiato anche a un certo punto, ma come capita abbastanza spesso, di perdere un attimo la bussola, però poi la reazione arriva sempre e alla fine il tabellone dice Meta Formia vince. Ma io direi di sì, abbiamo credo fatto comunque una buona vittoria al di là dell'8-4-8-0 finale, sicuramente negli ultimi 120 secondi del match loro hanno avuto il merito di crederci ancora, quindi noi abbiamo gestito qualche palla con un pizzico di superficialità, ma insomma se andiamo a guardare la partita è terminata con loro sì in, come dire, in ritmo e in recupero, però insomma la partita era terminata credo sostanzialmente già tre minuti alla fine. Anche io mi sono azzardato a dire partita praticamente conclusa, poi sì, chiaramente cioè, voglio dire insomma c'è questo da parte degli osservatori, da parte di chi guarda le partite del nostro sport, c'è questa specie di, come dire, questo gusto di ipotizzare situazioni finali rocambolesche e che invertono le situazioni fin lì avute, ma perché proprio nella natura del basket questo concetto di precarietà. Però se poi andiamo ad analizzare i vari punti del gioco, credo che loro non hanno mai, ad eccezione della prima parte, quando hanno avuto un buon vantaggio nel primo quarto, nella prima parte della partita, poi dopo poi abbiamo le operazioni le abbiamo fatte noi, credo, giocando una partita non diciamo con grande smalto, però ci sta pure che
Questa è una squadra sicuramente fastidiosa da attaccare, da difendere, perché è una squadra fatta gestita bene da Claudio Di Segni, allenata bene, gestita bene, e direi che sta in campo benissimo, è sempre attenta e concentrata difensivamente. Loro sono coesi, sono sempre estremamente energetici, hanno sempre grande fisicità, e questo non è semplice, no? Per chi soprattutto deve, proprio nelle parti per finali chi deve, insomma, mollare un po', esatto, invece lo hanno come filosofia, come modo di stare in campo, e quindi questo va dato merito a loro, che insomma sono un buon gruppo. Però credo che insomma il risultato sia meritato, insomma. Anche perché abbiamo detto una partita sull'equilibrio grazie alle situazioni, ma io qua ho preso i parziali dei vari quarti, a parte il primo dove comunque eravate arrivati a un vantaggio anche di 11-0 a un certo punto, sono finiti 13-16, sì, poi il resto sì, sempre forma in vantaggio, 24-18, sì, 29-25, sì, 18-21 a parte la fine. Eh sì, questo credo che confermi quello che ti ho detto poc'anzi, cioè che effettivamente poi, ad eccezione di quel momento in cui loro al primo quarto hanno avuto il naso avanti, poi noi l'abbiamo risistemata, abbiamo fatto un po' di difesa migliore, abbiamo anche in virtù dei falli che avevamo, ci siamo schierati a zona, loro hanno avuto qualche difficoltà, e poi la partita credo che è stata nelle nostre mani, insomma ho avuto buone indicazioni dai miei, che comunque hanno capito che questo è un periodo in cui conta dominare ancora e non accontentarsi di ciò che si è fatto prima, quindi hanno capito chiaramente che tutte le partite hanno un inizio e una fine la domenica pomeriggio e non tengono conto della classifica che tu hai rispetto agli avversari, ma si smontano e si rimontano la domenica pomeriggio alle 18 con quelle che sono le condizioni psicologiche, emozionali e tecniche e strategiche della domenica pomeriggio, e quindi qualora non facessi bene la domenica pomeriggio puoi avere tanti punti, tanti punti rispetto agli avversari in classifica e andrai in sofferenza. Direi che dopo una spiegazione così eloquente della situazione c'è anche poco da chiedere, quindi io per chiudere questa intervista, siamo arrivati praticamente alle battute conclusive, siamo sul rettilineo finale che poi porterà la post season, la prossima partita contro il Civitavecchia. Lei ha parlato proprio di buoni segnali che le sono arrivati, io magari ne posso fare uno dalle riflessioni che abbiamo fatto se in sede di commento, i punti dalla panchina che sono stati magari quelli che vi hanno dato effettivamente la scossa dopo quel primo quarto claudicante, e ce l'ho davanti con Vaga chiuso con 10 punti, Mannaelli a 13, quando si può attingere dalla panchina giocatori che poi effettivamente danno la scossa e cambiano lo stato delle cose, quanto è importante proprio in vista di questo finale di stagione? Sì, direi che oggi abbiamo fatto delle rotazioni ampie e abbiamo riavuto Rodriguez per 18 minuti in campo e comunque è in una buona fase di recupero e alla ricerca di una condizione che comunque il mese infortunato gli aveva fatto perdere. Poi, come dicevi tu, abbiamo avuto una buona serata da parte di Varga, di Filippo Varga, che è stato estremamente positivo, chiamato in causa, ha risposto presente comportandosi egregiamente, e Giorgio Mannarelli ha fatto una buona serata di pallacanestro, anch'egli con attenzione e con efficienza, quindi direi che possiamo da questo punto di vista essere soddisfatti, perché i giocatori che entrano dalla panchina sanno quello che devono fare e assicurano stabilità alla squadra. Bene, allora noi ringraziamo coach Di Rocco. Grazie a voi, grazie. Siamo con Giorgio Di Rocco, finita la partita, abbiamo appena finito di parlare con il coach, abbiamo una
parlato di una partita equilibrata più sulle situazioni che effettivamente da quello che si è visto sul punteggio 84-80, ma segnata da un dominio, possiamo dire, abbastanza chiaro del Formia nelle parti importanti, cioè nelle parti centrali della gara. Sì, diciamo che abbiamo iniziato meglio di come abbiamo finito sicuramente, però è pur vero che siamo stati sempre avanti. Loro per caratteristiche sono una squadra che non si arrende mai, proprio per modo di giocare, modo molto fisico, e l'hanno dimostrato fino alla fine. Però ripeto, al di là di come abbiamo gestito i momenti importanti, siamo anche stati costanti durante tutta la partita a stare avanti, ed è stato importante perché poi alla fine, nonostante la stanchezza e la loro fisicità, il punteggio iniziale ha fatto sì che siamo rimasti avanti. Una cosa che è balzata un po' agli occhi nostri, almeno che eravamo lì in sede di commento della partita, è stata soprattutto la reazione nei momenti difficili. Cioè, spesso la vostra squadra viene imputata un po' di indolenza in certe situazioni della partita, anche oggi si è rivisto qualche problema al rimbalzo, sia difensivo che in attacco. La cosa che però c'è stata oggi e che vi ha poi consentito di tenere a bada, insomma, la Pass Roma, è stata quella di reagire sempre in modo molto concreto a degli eventuali strappi degli avversari, cosa che ha effettivamente tagliato le gambe ai vostri avversari. Sì, sì, è vero. Oggi diciamo che c'è stata questo tipo di reazione in momenti difficili, c'è stata probabilmente su entrambe le metà campo. Siamo stati freddi e decisi con delle triple, soprattutto al terzo quarto, quando loro stavano rientrando forte. E forse nell'inizio del quarto quarto abbiamo fatto un paio di palle difensive essenziali, senza le quali forse non avremmo mantenuto il punteggio avanti. Questa è una cosa importante per una squadra come la nostra, perché spesso comunque nelle partite della seconda fase capiterà che saranno queste le situazioni che determineranno il punteggio. Quindi se fanno parte del nostro bagaglio ci farà molto, un gran bene. Abbiamo parlato con il coach anche del grande contributo che veniamo dalla panchina. Tu sei un assoluto protagonista di queste situazioni, e spesso la tua presenza porta la necessaria calma e anche la capacità di visione della situazione, di trovare uno scarico più pulito anziché in zone un po' più ingolfate del campo. Tanti inserimenti, tra cui mi viene in mente ad esempio Varga, che spesso è stato incostante nel corso di questa stagione. Oggi ha fatto una gara all'insegna della grande gara all'insegna della continuità. Quello che però ti voglio chiedere, a proposito di giocatori che rientrano, quanto è importante per voi rivedere il capitano in campo oggi? Per lui 18 minuti, pochi punti li ho segnati, sono 6, ma fatti tutti nel quarto quarto, cioè quando ha potuto giocare. Quanto è importante per voi rivederlo presto sano in campo in vista di questo finale di stagione e poi di quelli che saranno i playoff? Beh, è importantissimo ovviamente, ma come del resto tutti quanti. Se andiamo a vedere la stagione, purtroppo raramente siamo stati in grado di giocare al completo. Quindi questo fatto di essere abituati a far rientrare un giocatore dopo un infortunio, diciamo, abbiamo dovuto affrontarlo spesso. È importante perché abbiamo una squadra di elementi molto diversi tra di loro, quindi tra di noi, insomma, e quindi ognuno dà un contributo diverso, e nelle partite in cui magari il quintetto con i propri elementi ha più difficoltà, spesso è proprio la panchina che dà il contributo, proprio perché abbiamo caratteristiche diverse dei nostri pari ruolo. Viceversa, magari in altre partite in cui la panchina soffre di più, il quintetto riesce a esprimere un gioco migliore. Quindi la nostra eterogeneità è una forza, e soprattutto un elemento come Pablo, per la sua esperienza, anche la leadership di capitano, è importante che sia in campo ma anche che sia in panchina con noi e ci possa guidare dal punto di vista emotivo. Bene, ringraziamo molto Giulio Di Rocco. Grazie a voi, buonasera.